Questo programma è offerto da a Mondragone, in provincia di Caserta, centro estetico Charme & Beauty di Maddalena Chianese. Ricostruzione unghie, trattamenti innovativi viso e corpo con macchinari qualificati. Centro specializzato in massaggi drenanti, anticellulite e rassodanti. Depilazione definitiva e tanto altro ancora. Se siete alla ricerca del benessere, benvenuti nel centro estetico Charme & Beauty di Maddalena Chianese, viale Regina Margherita 183 Mondragone Caserta, telefono 349 185 53 42. Se la bellezza è una promessa di felicità, chiudi gli occhi e regalati un sogno. Buonasera, ben ritrovati, buon venerdì sera, finalmente è passata la Pasqua, è passata la Pasquetta, la Pasquina, perché poi c'è anche il martedì, insomma basta con casatielli, pastieri e quant'altro, ormai i chili di troppo si vedono sicuramente, però è stato bello perché poi noi a Napoli siamo fatti così, amiamo la nostra buona cucina, amiamo il nostro cibo, anzi veniamo apprezzati un pochettino in tutto il mondo per la nostra cucina, quindi è doveroso poi fare onore alla tavola. Però rientriamo adesso in quello che è il nostro lavoro, la nostra passione, perché poi quando si unisce passione e lavoro, o meglio lavoro e passione, insomma tutto risulta meglio. Captain Music riprende, anzi non si è mai fermato, però riprende dopo le vacanze pasquali. Un contenitore, chi ci vede per la prima volta, che cos'è Captain Music? È un contenitore dove all'interno andiamo a raccogliere il mondo artistico campano. Quando parlo di mondo artistico campano mi rivolgo a tutti gli artisti con la A maiuscola, artisti naturalmente nel proprio settore, perché si può essere artisti nel mondo della musica, nel mondo dell'editoria, nel mondo dei registi, degli autori, degli attori, dei cantanti, insomma chi si mette in evidenza passa in questo studio, quindi meraviglioso studio che dovremmo cambiare di colore perché voglio essere ancora più partenopeo, più napoletano, voglio i colori azzurri, perché questo qualcuno poi durante il ponte pasquale, insomma parlando, vedendo, cioè sì, tutto a posto, tu sei un grande tifoso del Napoli, ma questi colori rosso-neri non è che ci stanno tanti, però noi insomma lo facciamo anche per dovere di non di cronaca, ma dovere verso gli altri, ecco, mettiamola così. Allora, l'ospite di questa sera, è un grande sassofonista, pensate, è giovane, classe 1982, sassofonista che ha progetti sia singoli che con tanti artisti che io conosco e che sicuramente poi ne parleremo dopo, però questa sera l'ho voluto qui, in Captain Music, per parlare di questa cosa meravigliosa, quest'idea meravigliosa che ha avuto di portare in edicola, nelle migliori edicole, nelle migliori librerie, nei migliori punti vendita, un libro particolare. Il libro ha il titolo di Storia da giorni normali, insomma un titolo che tutto dire, giorni normali, non è che li definisco io, li definisce lui, anzi ve lo presento subito, Antonello Petrella. Buonasera Antonella. Salve, grazie mille. Allora, subito. Mille. Cioè, ma tu vedi in questo periodo giorni normali?
È proprio lì il gioco, no? Insomma, nel senso che questi giorni hanno tutto fuorché qualcosa di normale, dal mio punto di vista, sta diventando ad essere un po' inquietante. Forse per normali qui possiamo intendere un po' più qualcosa di ordinario, questo essere ordinario in effetti in questo periodo sta diventando qualcosa di particolare. Ci troviamo di fronte, no, a un uomo, quello contemporaneo, che è un po' perso, diciamo, sui social network, perde la sua socialità concreta, reale, sui social, magari in qualche modo diventa sempre più preda dei bisogni indotti, che sotto cui ci troviamo chiaramente bombardati, e soprattutto qualche volta si autocelebra esteticamente sui selfie, e quindi questa cosa ci fa perdere un pochettino di vista quello che è forse una socialità concreta che andrebbe coltivata un po' di più. Sicuramente, ecco, su questo sono concorde con Antonello, cioè si è perso un pochettino la socializzazione, no? Qua tutti con questi smartphone, iPhone, iPad, insomma li confondo anche nei nomi, perché siamo praticamente dipendenti della tecnologia. Oramai non ci salutiamo più verbalmente da vicino, magari prima esisteva la classica telefonata, ciao come stai, che facciamo? No, oggi no, assolutamente no, oggi si viaggia con Messenger, WhatsApp, se non riesci a vedere il messaggio sei fregato, ma io ti ho avvisato, insomma è un pochettino un'epoca particolare. Ritornando al tuo libro, nel senso buono, no? Ci sono dei libri che sono dei mattoni, nel senso sono tanto così grossi e poi un po' pesantucci. Invece il tuo è un libricino, è piccolo, anzi pregherei la regia di mandare l'immagine del libro. È un libricino piccolo con tanti, 13 per l'esattezza, 13 racconti brevi che si possono leggere tutti in un fiato. Sì, sì, assolutamente. Innanzitutto sì, mi piace sottolineare, e ti ringrazio, no, questa questione del racconto breve, che in effetti è un genere letterario non particolarmente utilizzato in Italia, in effetti. Io adoro quel tipo di scrittura e quindi sono nato con autori come Shiver, Raymond Carver, Quanto Bukowski, o penso ai racconti di Hemingway. Sono autori che ho sempre amato ed è un genere che adoro, perché il racconto breve ti lascia tanto spazio anche per l'immaginazione, ti dà degli input, ti dà un quadro e poi lì sei tu a fantasticare su quel che per l'appunto riguarda la vita di quel determinato attore, protagonista di quel racconto, eccetera. Finisce il racconto, inizia la tua fantasia. Io questa cosa del racconto breve davvero l'adoro e quindi mi sono cimentato con questo genere che mi appassiona, e attraverso questi racconti ho cercato appunto di descrivere in qualche modo questa realtà. A volte mi dicono forse è una realtà un po' esagerata quella che descrivi, in realtà poi mi rendo conto che la realtà batte l'immaginazione 6-0, 6-0, senza storie, non con punteggio tennistico, diciamo. Quindi questa cosa da un lato mi rincuora per quanto riguarda la mia attività di scrittore, dall'altro mi inquieta un po', perché effettivamente forse siamo vittime di nuove forme di alienazione, come dicevi giustamente tu, ci alleniamo, ci spossessiamo un po' da noi stessi e ci perdiamo in nuove forme di comunicazione che a volte, che per carità ben vengano, ma a volte anziché utilizzarle sembrano che in qualche modo ci utilizzino, e questo è il paradosso più assurdo che in qualche modo mi preoccupa, e quindi sentivo l'esigenza forse in qualche modo di dirlo attraverso questi racconti. Hai fatto benissimo, ecco, non vogliamo passare per quelli che adesso rinnegano il progresso, rinnegano i telefonini, rinnegano il computer, rinnegano internet, no, assolutamente. Sono un grosso aiuto, anzi in alcuni casi ci hanno semplificato sicuramente la vita, ci rendono contattabili, insomma a organizzare tantissime cose in un batter d'occhio, però ogni tanto ritornare al classico momento di socializzazione andrebbe fatto, anche perché poi si perde quel ritmo. Magari ci sono persone, soprattutto i giovani, e questo è un problema, ci sono giovani che con i telefonini riescono a comunicare con il mondo, ma in una maniera così tranquilla, beata, spensierata. Poi, insomma, da vicino sono un attimino presi
non so, dall'angoscia, dalla vergogna di portarsi a confronto. Insomma, questo può essere un problema. Io a proposito del libro Storie da giorni normali, che ho avuto modo di leggere, ti devo fare anche i complimenti per il linguaggio semplice che ha usato, accessibile un pochettino a tutti, cioè, un po' tutti possono comprendere quello che tu pensi e poi l'ha portato su carta. No, ti ringrazio molto, mi fa piacere quando chiaramente sento parlare in questo modo del mio lavoro, e ti ringrazio perché effettivamente l'idea di un linguaggio che possa essere accessibile e fruibile a tutti mi fa davvero piacere, soprattutto per parlare con questi giovani. Dicevi benissimo tu, quante volte ormai ci vediamo anche per esempio, non so, a un ristorante, a un bar, una coppia di amici o una coppia, perfino un ragazzo e una ragazza, che stanno lì e stanno entrambi col telefonino in mano e non parlano tra di loro. Questa cosa è un po' inquietante perché si perde un po' il livello di comunicazione immediato, no? Che c'è, ci può e ci dovrebbe essere, secondo il mio parere, chiaramente tra le persone. Si perde un pochino, ognuno sta chiuso nel suo mondo, quindi quello che per l'appunto sembrerebbe il massimo della socialità, cioè tu sei connesso da qui fino all'Australia, in realtà poi dopo paradossalmente ti rende un uomo o una donna sola. Questo è veramente paradossale, sì. No, un po' chiusa, diciamo. Paradossale, ma è reale, perché mi è capitato proprio la domenica di Pasqua, che stavamo al ristorante, purtroppo io uso il telefonino e lo uso per lavoro, non voglio. Allora chiesi al maître di sala, disse, ma qui c'è la wifi, me la feci dare per essere connesso, insomma, il telefonino stava lì. Fece un guaio perché alla fine poi ognuno andava a chiedere la wifi al metro di sala, e non si parlava più. Il risultato che c'erano alcuni tavoli che, insomma, addirittura un tavolo 8, cioè, ragazzi, non lo so se mi state guardando perché poi non ci siamo nemmeno presentati, però può capitare, se vuoi, 8 di voi, 8 di voi con le teste sui telefonini il giorno di Pasqua a tavola, cioè voglio dire, esagerato. Allora, Antonello, noi ci fermiamo un attimo perché, ecco, per socializzare, per rendere viva sempre la cosa, noi abbiamo il nostro sponsor Charming Beauty, centro di bellezza, dove ogni settimana noi andiamo a proporre un argomento soprattutto per le donne. Questa settimana siamo stati in quel di Mondragone per vedere un attimino quello che il centro estetico Charming Beauty fa. Anzi, a proposito, ringrazio Simona Vasiliu per la sua gentile collaborazione come modella. Guardatevi il filmato, noi ritorniamo dopo. Amici di Cape Town Music, buonasera, nuovo appuntamento con Cape Town Bellezza. Buonasera Maddalena Chianese. Buonasera Mino, buonasera a tutti. Allora, quest'oggi, grazie a Simona che si è prestata per questa puntata, faremo una fangoterapia localizzata alla pancia e in più monteremo la pressoterapia, che già l'abbiamo vista nelle puntate precedenti. Allora, andiamo a vedere Maddalena Chianese, approfittando della Simona qui presente, come funziona la fangoterapia. Guardiamolo insieme. In effetti abbiamo visto che dopo aver messo il fango, che ha un nome preciso, è proprio fango? No, questa è un'alga pacca.
shellac, fatto di alghe, però possiamo mettere anche la fango classica, il fango classico, tutto quello che fa drenare. Visto che stiamo ancora nel periodo dopo Pasqua, abbiamo fatto la frigo, questa è invece la fango. Abbiamo spiegato la frigoterapia nella puntata precedente, che è molto più profonda della fango, in quanto provoca una vasocostrizione superficiale e una vasodilatazione profonda. Invece la fango è il contrario, provoca una vasodilatazione superficiale e una vasocostrizione profonda. Aggiungendo anche la pressoterapia, che cosa facciamo? La fango fa salire i liquidi in superficie e la pressoterapia automaticamente li fa drenare, quindi abbiamo due trattamenti in uno. Quindi praticamente l'abbiamo messa in pressione adesso, Simona. Sì. Simona, cosa provi? Che sensazione provi? Ora praticamente manco posso parlare, della verità, mi stringe fortissimo, mi stringe fortissimo proprio, c'è una sensazione però comunque molto piacevole, devo dire la verità, stare così una mezza giornata. Abbiamo ascoltato dalla voce di Simona che è anche piacevole stare in una pressoterapia, no? Essere pressata è una sensazione piacevole, ma la fangoterapia, Maddalena, ogni quanto la consigli? Allora, tutti i trattamenti vanno fatti almeno 2 a settimana, quindi è preferibile farne almeno 8. Almeno 8 trattamenti? Io faccio sempre la parte del diavolo, Maddalena, ma è costoso fare questo trattamento? Per niente, non è molto costoso, è alla portata di tutti, sempre con prodotti buoni, italiani e soprattutto senza parabeni e senza, comunque non sono prodotti allergici. Giustamente io faccio sempre la parte del diavolo, no? chiedo a volte se ha un costo elevato, se i prodotti sono quelli italiani, ma sicuramente avrete capito, ormai sono mesi che noi ogni settimana diamo dei consigli qui dal Centro Estetico Charm & Beauty e Maddalena Chianese, lo ripetiamo spesso, è una delle pochissime professioniste che lavora prima con il cuore e poi con la sua professionalità. Allora, mentre lasciamo Simona che si fa tutta la sua terapia, insomma la lasciamo dormire, riposare, togliamo il disturbo, noi salutiamo gli amici a casa. Un bacio a tutti, Cape Town Music, ci troviamo a Mondragone, provincia di Caserta, via Le Regina Margherita 183, Charm & Beauty. Allora, l'indirizzo ve l'abbiamo dato, Mondragone ve l'abbiamo detto, poi oramai siamo prossimi al mese di maggio, Mondragone comincia anche ad essere una cittadina ridente per la stagione estiva, ci sono delle spiagge meravigliose, unire spiaggia e trattamento estetico, giusto? È un'ottima combinazione. Allora a voi tutti l'appuntamento e alla prossima puntata, ciao! Rientriamo in studio e grazie a Simona, grazie a Maddalena, insomma i massaggi, è il momento dei massaggi, si avvicina l'estate, è il momento di mostrare le vostre, perché mi rivolgo soprattutto alle donne, bellezze e quindi un centro estetico ci sta proprio ad hoc, quindi grazie a Charm & Beauty. Allora, ritornando al nostro bel libro, parlavamo di storie da giorni normali, che tanto normali sicuramente non sono, racconti brevi che hanno al centro sempre l'uomo, con i suoi comportamenti. Oramai questi comportamenti noi li riteniamo normali, ma giustamente Antonello ha fatto bene a mettere in evidenza, magari leggendo questo libro uno si può rendere conto, no? Che tanto normale non è. Assolutamente, credo proprio che questo sia il senso un po' del libro e soprattutto diciamo in questi racconti ho cercato di mettere in luce queste nuove forme di allenazione che stiamo vivendo. Ad esempio, no, c'è un raccontino che mi piace spesso citare che insomma si chiama L'ospite, no?
questi due ragazzini fratelli, che sono completamente, diciamo, annoiati dal caldo estivo, decidono, non hanno amici, non si trovano amici in città, a un certo punto decidono di chiamare uno di quei tanti personaggi che hai nella tua lista di contatti, magari Facebook, che non hai mai conosciuto, che non sai assolutamente chi è, decidono di chiamarlo a casa e trascorrono un pomeriggio insieme. Chiaramente non vi svelerò naturalmente il finale, però quanto a volte ormai facciamo anche un po' di difficoltà nell'accettare effettivamente l'altro. Una cosa è accettarlo dietro uno schermo, dove tu hai una sorta di schermo protettivo rispetto all'altro, ma l'altro è fatto di tante cose, è fatto anche di odori. Pensa, no, l'odore di una persona, il suo modo di fare, eccetera. Ormai facciamo fatica ad accettare anche l'estrema diversità che per l'appunto ci troviamo davanti agli occhi. Beh, questo, insomma, su questo secondo me c'è un po' da lavorare. Ecco, non sto qui ad indicare la strada, il modo, assolutamente. Mi interessava un po' descrivere questa realtà, insomma, spero di esserci riuscito in questi 13 racconti. 13 racconti, 87 pagine, abbiamo definito un libricino bello, veloce, veloce, sciolto, insomma un libro che si può leggere in qualsiasi momento, non è pesante. Ma adesso, Antonello, prima di parlare proprio di questo strappare il sorriso all'uomo, però poi portandoci al pensare e stiamo un attimino degenerando, vorrei parlare di Antonello Petrella, sassofonista, perché poi c'è, cioè, grandissimo sassofonista che coltiva questa passione di scrivere, ma riesce a gestire bene questa cosa? Allora, no, ti ringrazio chiaramente anche per i complimenti. In realtà credo che tutto passi proprio per la costruzione dell'umano, e l'umano passa anche per le sue passioni, no? La scrittura, la musica sono qualcosa che riempie la mia vita, e quindi ci lavoro in qualche modo. Ho la fortuna di vivere delle mie passioni. E chiaramente come sassofonista ho vari progetti, sia un mio progetto personale che si chiama Up Quintet, dove faccio delle mie composizioni tra il funk e il jazz mediterraneo, e quindi vado in giro a suonare e proporrò presto, insomma, un album di questi lavori. E poi chiaramente con Paolo Batà Bianconcini, che è stato anche qui ospite, insomma è un vostro amico, naturalmente. Saluto Paolo Batà, ciao Paolo. Il buon Paolo col Batangoma, quindi sono con loro da molto tempo. Anche altri progetti, tra cui la Rete Comar, un gruppo con cui abbiamo fatto un disco che è molto bello, si chiama Tutti Fuori. E poi sicuramente una cosa che mi preme ricordare è questo lavoro che abbiamo fatto con un ragazzo che si chiama Nyong, che è un rifugiato politico, quindi diciamo noi facciamo dei laboratori con questi ragazzi richiedenti asilo politico che vengono prevalentemente dall'Africa, e uno di questi scriveva della musica e dei testi così belli che abbiamo deciso poi di arrangiarli e abbiamo tirato fuori un bel disco che si chiama Ocean. Quindi insomma vi invito, ecco, ad andare ad indagare, ora ci vuole correttamente sui social, che ci serve proprio, ecco, a comunicare le cose belle che facciamo e a raccogliere i feedback positivi o negativi che siano, l'importante è che siano onesti. No, guarda, cioè, i social sono una grande invenzione, però se vanno usati con intelligenza, usati con intelligenza, anche lo stesso Facebook è un mezzo esagerato, bellissimo, però se viene usato senza l'intelligenza poi diventa così demenziale. Assolutamente. Ed è una cosa che porta soltanto rottura sia nel sociale, ma a volte anche nel familiare. Familiare, come no? Sì, sì, sì. Cioè, voglio dire. Allora, Antonello Petrella, un artista, cioè tu sei versatile, ma allo stesso tempo hai una predisposizione all'improvvisazione, anche nella musica. Assolutamente, questa è una cosa che mi piace molto, chiaramente, perché venendo poi da uno studio, dall'ascolto del jazz, del funky, eccetera, inevitabilmente il discorso dell'improvvisazione mi sta particolarmente a cuore. La ricerca di temi che chiaramente mi ispira moltissimo la mia città, perché chiaramente vivo al centro di Napoli, ai quartieri spagnoli, quindi è un mare magnum di cose, di stimoli, di suoni, di colori, di persone che si incontrano, eccetera. E questo lo trasmetto molto di più, ad esempio, nella musica anziché nella scrittura. Sai, quando uno dice scrive semplicemente la parola Napoli, già si connota di tantissime cose, quindi poi è difficile gestirla come scrittura.
Quando invece la esprimi come un sentimento, come qualcosa che ha a che fare con la tua improvvisazione musicale, la tua creazione che va un po' al di là del concetto e delle parole, ecco, quella la sento moltissimo, la sento ancora più mia. E cerco di esprimerla nel mio piccolo, insomma. Beh, in effetti poi quando qualsiasi cosa la senti tua, tu riesci a portarla poi agli altri in un modo bellissimo, esagerato, cioè riesci a far comprendere, ecco, quello che vuoi dire. Allora, Antonello, prima di concludere il nostro momento, che purtroppo questa è una puntata ricca, Antonello Petrella nella prima parte, poi abbiamo nella seconda parte un altro ospite che non vi anticipo, ma lì insomma è un'altra cosa, c'è un altro ospite nella seconda parte che ha avuto un'idea geniale, un inno sul Napoli che è bellissimo. Allora, adesso io a voi, ve l'ho promesso la scorsa puntata, era qui in studio con me Simone Spirito, ve l'ho promesso che vi facevo vedere il suo live, perché io sono stato 2 giovedì fa al locale, ho seguito lui, tanta gente, un'esibizione fantastica, e noi a questo punto ci guardiamo questo Cape Town Live, riguarda Simone Spirito, prego regia. Giovedì 13 aprile è partita a Pozzuoli la rassegna Musica e Sapori a cura della Dani Eventi di Daniela Lampognana. Una rassegna di musica ed enogastronomia nella bellissima città di Pozzuoli, precisamente presso il Ra Risto Svago. Ad aprire i live del mese di aprile, Simone Spirito, ospite della scorsa settimana in Cape Town Music, si è esibito con una nuova formazione. Marco Penza alla chitarra elettrica, Pierluigi Pattitucci al basso elettrico, Walter Marzocchella alla batteria. Durante la serata, brani dell'ultimo EP La luce del mattino. Soffrire se riuscissi a mostrare le mie verità senza più compromesse, mai invece di fatica da volta la mia vita, perché sono un po' contorto, lo dico senza esagerare, io sono contorto, questo non va a mio favore, così non nunca sento nascondo sotto il letto, mi sento come in un fumetto dove il colore appare spento, ma perché? Malinconico mi sento imbrunire quando il sole in un soffio fa dormire, ed è un po' triste, penso che niente e come piace a me, e poi mi canto in un momento mi riprendo, sento forte le tue gambe e mi rilasso, perché so che sei con me e tutto quanto andrà da sé, ma resto un po' condotto, lo dico senza esagerare, io sono contorto e questo non va a mio favore, così mi chiudo in un cassetto, nascondo tutto sotto il letto, mi sento come in un fumetto dove il colore appare spento, ma perché? Qualcuno mi dica perché? La luce del mattino c'è bisogno di vederla, a volte mi permette con le spalle verso il mare, di non mi ricordo della magia del sole, vorrei poterti perdere le cose senza senso, le cose senza senso,
le cose senza senso, le cose senza senso. Vi farò ascoltare un po' di canzoni, poi avremo tempo di presentare questi magnifici musicisti che mi stanno accompagnando. Vivo al centro storico, in un palazzo esotico, dove le mura sono state progettate da ingegneri senza la spina dorsale, eppure sono ironico, mi vesto in modo insolito e guardo quello che mi accade sempre più distretto, perché so che tutto può cambiare. Il condominio è magico e ovunque giro l'angolo c'è qualcuno che pulisce, che organizza, che proclama la sua sanità mentale. Di nulla sembra statico, anche il dolore elastico, e tutto serve a non dimenticare quanto questo fosse pieno di energia e d'amore. Ma pagherei per averti ancora qui nel mio quartiere. Tu che fastidio che mi dà la voce della vanità, di non ascoltare e viaggiare delle onde, e si sofferma solo sopra le sue sponde, non ascolta i miei consigli e non mi fa passare. Si continua a lamentare che le cose vanno male, che le ruote su cui viaggia sono stonche, poi si perde tra improbabili rincorse e le sue lacrime le lascia per la strada a passi. E già io invece pagherei per averti ancora. Abitare un'altra casa, dimenticare così ogni cosa, oppure potrei trovare un'altra rosa, ma io già lo so e non sarebbe cosa. Allora, siamo in chiusura, ci siamo rilassati un attimo con un po' di musica dal vivo. Allora, Antonello,
80, abbiamo detto 87 pagine, abbiamo detto 13 racconti brevi, linguaggio accessibile a tutti, l'argomento è attuale, anzi aggiungerei attualissimo, ma perché loro devono leggere questo libro? Guarda, io credo una cosa, la cosa più bella che mi è capitata, ecco, andando in giro a presentare un po' questo libro, è che stranamente le persone mi hanno ringraziato. Quindi significa che in qualche modo forse non abbiamo sempre sott'occhio completamente tutta la realtà e tutto quello che ci accade. Forse ecco, questo libro può essere uno stimolo a cercare di ogni tanto di avere uno sguardo un po' più critico sulla realtà, a volte anche con, ripeto, i racconti non sono completi, cioè sono dei racconti molto semplici, a volte sono un po' tosti nel linguaggio, anche in quello che va alla fine, come vanno a finire, eccetera. Quindi anche a volte un ceffone ben dato può far svegliare qualche coscienza, quindi spero che qualche volta uno di questi racconti possa, ecco, stimolare il pensiero, stimolare la riflessione sulla realtà che stiamo vivendo, sull'età contemporanea. Quindi semplicemente questo. Semplicemente. E soprattutto, ecco, vorrei semplicemente aggiungere questo. In realtà questi racconti sono anche molto ironici, ecco. Quindi molti mi hanno detto che in realtà hanno anche riso. Quindi sì, da un lato c'è lo schiaffone finale, però allo stesso tempo ci si riesce a fare anche una risata con un po' di ironia. Quindi bisogna anche ironizzare su quel che siamo, perché siamo piccoli esseri finiti con i nostri difetti, le nostre cose, e cerchiamo un po' di orientarci in questa vita, in questa esistenza. Anche perché, signori miei, fatemelo dire, la risata in questo momento ci sta tutta quanta, e quindi è un periodo particolare, un periodo che poi la televisione, ahimè siamo in televisione, ma lo dobbiamo dire, la televisione ci propone solo il peggio che succede nel mondo, allora ogni tanto, lasciatemelo dire, insomma, uno legge il libro, si fa una risata bella, schietta, larga, che ti soddisfa tantissimo, e ci sta tutta quanta. Una domanda che può essere così banale, però ci sta. Un sogno nel cassetto, tutti quanti abbiamo un sogno nel cassetto, mo ci sta chi lo tira fuori, chi quel cassetto lo chiude perché il sogno è troppo grosso. Il tuo sogno? Vabbè, io spero di, innanzitutto per quanto riguarda il sogno personale, di riuscire a continuare a fare quello che faccio e farlo con l'autenticità che credo mi sia propria, cioè fare il musicista e fare lo scrittore con testa, con cuore, con autenticità, con orgoglio per quello che faccio e allo stesso tempo con, sperando sempre che ci sia qualcuno dall'altro lato disposto a sentirmi, ad ascoltarmi, e quindi significa una sola cosa, condividere realmente qualcosa, una nostra creazione, un nostro pensiero, quindi mi auguro questo. Se dobbiamo parlare dei sogni un po' più grandi, beh, mi augurerei un po' di tranquillità, di pace. Sembrerebbe adesso una cosa così stupida da dire, ma in realtà quanto abbiamo bisogno di un po' di serenità, di pace e soprattutto un po' di giustizia, mi sembrerebbe il minimo, insomma, un po' di giustizia sociale per tutti, sarebbe meglio. Allora, per quanto riguarda la pace, veniamo proprio da una settimana, dalla settimana santa, quindi dovremmo essere teoricamente tutti quanti, esatto, predisposti al segno di pace. Per quanto riguarda la giustizia, beh, ci dobbiamo comunque affidare e ci auguriamo che ci si riesca alla grande. Allora, Antonello, abbiamo detto storie da giorni normali, questa è la copertina, la state guardando, questa è la copertina del libro, 13 racconti brevi in 87 pagine che possono trovare? Assolutamente, nelle librerie, qualora non dovesse trovarlo in sede, si può facilmente ordinare, però amo citare, lasciatemelo fare, questi miei librai che ho nel cuore, perché il lavoro del libraio ormai si sta un po' perdendo, quindi due librerie che adoro e che mi hanno sempre ospitato con grande affetto, e sono la Ubic di via Benedetto Croce e in via Kerbacher abbiamo la Raffaello, quindi sono due ragazzi splendidi, librai vecchia maniera, che vi sanno suggerire sicuramente i libri che cercate, quindi questo mi piace dirlo. Queste sono le due librerie, però poi avendo sicuramente tra gli amici Antonello Petrella su Facebook, lo seguite e lì ci sono tutti gli aggiornamenti. A quando il prossimo libro? Spero
spero appresto. Il progetto adesso è di creare un bel blog in cui possiamo parlare di racconti brevi associandoli naturalmente alla musica, per cui diciamo mi piacerebbe creare, ci sto lavorando chiaramente, un blog dove suggerire un bel racconto breve e la musica da associare mentre lo si legge. Quindi questa è una mia piccola idea su cui sto lavorando, e poi naturalmente a presto nuovi racconti. Allora, a presto nuovi racconti, a presto nuova musica. Antonello, io ti auguro un'estate meravigliosa sia per il relax ma anche per il lavoro, visto che siamo a fine aprile, tra una settimana siamo a maggio, quindi comincia veramente la stagione. Sì, poi per i musicisti, ecco, arriva il momento buono, maggio, settembre, diciamo sempre teoricamente dovrebbe essere il momento buono. In bocca al lupo, grazie per essere stato qui stasera. Grazie a voi di cuore. Ricordate sempre, storie da giorni normali. Noi ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, voi restate con noi perché dopo la pubblicità un nuovo ospite è qui a Cape Town Music, musica intorno alla città. A Mondragone, in provincia di Caserta, centro estetico Charm & Beauty di Maddalena Chianese. Ricostruzione unghie, trattamenti innovativi viso e corpo con macchinari qualificati. Centro specializzato in massaggi drenanti, anticellulite e rassodanti. Depilazione definitiva e tanto altro ancora. Se siete alla ricerca del benessere, benvenuti nel centro estetico Charm & Beauty di Maddalena Chianese, viale Regina Margherita 183 Mondragone Caserta, telefono 349 185 53 42. Se la bellezza è una promessa di felicità, chiudi gli occhi e regalati un sogno.